Stasera è stato approvato il decreto dignità, un decreto che stabilisce quattro principi che rimettono al centro delle politiche pubbliche la persona, il cittadino. Il primo riduce il precariato, c'è ancora tanto da fare sulla riduzione del precariato, ma i contratti a tempo determinato non si potranno più utilizzare all'acqua di rose come prima, e nei contratti a tempo indeterminato, se vieni licenziato ingiustamente, hai diritto ad una indennità di 36 mesi. Allo stesso tempo abbiamo individuato nuove norme per togliere burocrazia. Lo spesometro diventa un ultimo adempimento a dicembre e poi non ci sarà più. Il redditometro viene disattivato e lo split payment per i professionisti non esiste più. Terzo, le delocalizzazioni. D'ora in poi, qualunque azienda multinazionale viene in Italia e prende soldi pubblici di qualsiasi tipo, contributi, finanziamenti diretti, incentivi, e poi se ne va all'estero, ce li deve restituire e gli applichiamo anche una sanzione pecuniaria 4 volte più grande dei soldi che ha preso, sia fuori dall'Unione Europea, sia dentro l'Unione Europea, ed è anche questa la novità. Ultima cosa, il gioco d'azzardo. Questa è un'emozione enorme perché siamo il primo paese in Europa che vieta la pubblicità sul gioco d'azzardo. Diamo un po' di mesi ai contratti in essere per essere risolti. Dall'entrata in vigore del decreto è vietata ogni tipo di pubblicità del gioco d'azzardo. La norma interviene dai nuovi contratti e ovviamente prevede anche, dopo la prima proroga, qualsiasi tipo di nuovo contratto a tempo determinato costa di più. Quindi noi spostiamo verso 0,5, quindi spostiamo verso l'indeterminato. Primo passo, è un primo passo, e ovviamente il nostro obiettivo è combattere il precariato, ma allo stesso tempo comprendere che le imprese hanno diritto ad un costo del lavoro più basso. Quindi adesso noi lavoriamo nella direzione della legge di bilancio per abbassare il costo del lavoro, così che i contratti più costosi possano essere alla portata di tutte le aziende. Certo, se ci si ostina a voler utilizzare il contratto a tempo determinato come lo si è utilizzato fino ad ora, e allora quello è un problema, ma è un problema perché il contratto a tempo determinato, per come lo si sta utilizzando oggi, è diventato uno strumento che sta aumentando il precariato, a tal punto che nei dati che mi fornisce il Ministero del Lavoro sull'aumento dell'occupazione segniamo i record di precariato mai visti nella storia della Repubblica, e quindi è un segnale che si vuole dare. Abbiamo licenziato il Jobs Act, questo è un provvedimento incisivo e quindi farà discutere, però abbiamo preso i voti dagli italiani per fare le cose che vanno fatte, ma sia chiaro che non facciamo le norme per farci dire bravi da tutti, facciamo le norme per aiutare le persone in difficoltà. Grazie.